Dunque, da un bilancio fatto in questi primi giorni, io ho riscontrato un grande interesse per quanto riguarda piccole e medie caffetterie a differenziarsi, inserendo all'interno delle loro strutture, delle loro aziende, caffè speciali o caffè di nicchia, proprio perché hanno capito che solo così possono fare la differenza e quindi dare un valore aggiunto alla loro attività. La Caffè Corsini, ben sappiamo che il suo core business è quello del caffè macinato e grani che posiziona all'interno della grande distribuzione. Come secondo ramo aziendale ha la linea Oreca e Super Oreca con le sue miscele bar, specialmente per regioni, per quanto riguarda il bar, Lazio, Umbria e Toscana, con personale diretto. In più, il terzo ramo aziendale della Caffè Corsini, oltre al monopozionato, sono gli specialty coffee, e su questa linea continuiamo a fare cultura, continuiamo a investire e vediamo che i fatturati sono sempre in crescita, oltre logicamente a un grandissimo interesse, perché abbiamo notato che forse anche la clientela di oggi, i nuovi, diciamo, nativi digitali, sono ragazzi cosmopoliti, abituati a viaggiare, per cui hanno una cultura del bere caffè non più relegata alla banale crema, ma più un discorso di gusto, di sapori, di ventaglio di aromi, una bevanda per una vita più slow, da degustare seduti al tavolo, magari mentre si lavora al computer. Per fare questo, logicamente caffè filtro, per fare caffè filtro, logicamente caffè perfetto. E la Corsini in questo si può dire che oggi io personalmente ritengo sia il numero uno. Vuol dire incominciare a spiegare al consumatore non tanto qual è il pregio di un prodotto, ma fargli capire quello che può essere un difetto di un prodotto. Abbiamo visto grande interesse nel consumatore, ma ancor più grande interesse, diciamo, negli addetti ai lavori che vogliono orientare la loro attività su questo tipo di servizio. Hanno capito che il consumatore è disposto a spendere nel momento in cui loro capiscono che gli stai vendendo qualità, sia a livello di materia prima sia a livello di servizio. Questo è un monorigine Compagnia dell'Arabica, è un caffè industriale cosiddetto, è un ottimo prodotto, molto sofisticato, Presidio Slow Food, e questo è un caffè già di ottima qualità. Passiamo alla terza gamma, la linea Speciality, questa è pur sempre in Guatemala, sempre Huehuetenango, però è di una piccola finca, monorigine, monopiantagione. Noi di questi caffè riusciamo purtroppo ad importare pochissima materia prima, sono caffè estremamente delicati, vanno tostati con grande attenzione, hanno una vita in confezione relativamente breve, massimo 6 mesi, ma noi cerchiamo sempre di tostarli con grande frequenza, piccoli quantitativi. Abbiamo anche acquistato una piccola tostatrice molto raffinata, molto complessa, dedicata a questo tipo di caffè, e questi sono prodotti assolutamente perfetti.